Molto contento, molto emozionato, peraltro è uno spazio che mi appartiene da un punto di vista familiare. Sono molto contento perché intanto stiamo riconsegnando assieme alla dirigente Dan che ha avuto questa idea, devo dire, questo progetto, peraltro rivolto ai ragazzi, perché stamattina i protagonisti sono i ragazzi, perché se tutto questo è avvenuto è grazie a una sinergia tra amministrazione comunale, scuola, dirigente scolastico, che sono i risultati questi. Stiamo riconsegnando sicuramente uno dei polmoni a verde più importanti della nostra città. Immaginate che qua c'è un parco che accoglie 2000 posti a sedere, un anfiteatro che da luglio sarà sicuramente scena di manifestazioni. Ma non è solo questo, perché è una stiamo riconsegnando un'altra volta al cittadino, alla famiglia, ai ragazzi, un posto dove potranno rimanere, dove potranno restare. Significa stare vicino agli enti locali, stare vicino in questo caso al Comune di Giarre e all'istituzione scolastica e testimoniare di un quasi piccolo miracolo che insieme anche agli studenti e a tanti volontari, anche in assenza di risorse, si riesce ad aprire una struttura da anni chiusa e si restituisce alla città. Questo chiaramente è il significato, il simbolo che tutti dobbiamo emulare perché anche quando non ci sono risorse economiche, se c'è la buona volontà, se c'è la disponibilità, si riescono a raggiungere comunque i risultati. La gioia è immensa. Ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco dottor Leo Cantarella per avermi dato l'opportunità attraverso questo tipo di attività di mostrare alla città, perché noi e anche a tutti gli altri, la professionalità che i ragazzi dell'Agrario, istituto storico che insiste proprio a Macchia, riescono a realizzare all'interno di spazi verdi come questo.